Ciao ragazzi, questo è il lavoro che vorrei presentarvi oggi. Questo è il mio trapano fresa e voglio semplificare il cambio della pinza. Vi spiego, attualmente per cambiare la pinza utilizzo la chiave R32 più una chiave a pappagallo. Con la chiave a pappagallo blocco la pinza per evitare che ruota e con la pinza R32 vado a allentare la ghiera. Nel fare questa operazione devo stare attento che la fresa non scivoli dal cono perché potrebbe andare a battere sul piano della fresatrice e potrebbe spuntarsi. Infatti conviene mettere sempre uno straccio o qualcosa sotto la presa. Ok, allora io vorrei evitare tutto questo. Vorrei far sì che l'operazione venga effettuata con una sola mano. Devo inventarmi un sistema per bloccare la rotazione dell'albero e consentire lo svitamento della ghiera con una semplice chiave. Quello che vorrei andare a utilizzare per bloccare la linea del mandrino è la sede per la chiavetta di antitrascinamento. Quindi avevo pensato di inventarmi un chiavistello che, entrando qui in questo spazio, blocchi la rotazione dell'albero e mi consenta di svitare direttamente la ghiera. Ho cercato nelle cianfrusaglie e ho trovato questo blocco di alluminio che, per come ho pensato io la cosa, va benissimo. L'idea è di fare un qualche cosa che vada a occupare questa posizione. Adesso vediamo un attimino come incastrare tutti i vari componenti. Presentarvi quello che ho realizzato. Fondamentalmente si tratta di un chiavistello che ho realizzato con questo blocco di alluminio che già presentava questo foro, questo pezzo di trafilato 25 x 5 mm di spessore. Poi abbiamo due pezzi che ho realizzato con la stampante 3D. Questo pezzo è il corpo centrale del chiavistello. Qui ho realizzato le sedi per le viti e una sede per una molla. Quindi il chiavistello va qui e qui fa questa molla. Il tutto è pensato nell'ottica di avere circa 1 cm di scorrimento. Il chiavistello viene movimentato da questo blocchetto qui. Allora, questo qui è un pezzo che ho sviluppato in funzione del foro già presente sul blocco di alluminio, con l'ottica di realizzare un eccentrico che consentisse un movimento lineare di circa 1 cm. Presenta un foro laterale dove andiamo ad inserire una levetta. Come potete vedere, muovendo la levetta, l'eccentrico si sposta. Questa escursione la utilizziamo per muovere il chiavistello. Il chiavistello presenta una sede che, come potete vedere, consente di dare spazio all'eccentrico e qui va messa la molla. Questo perno sarà il perno che andrà ad ingaggiare sulla fresatrice una delle due sedi di trascinamento. A completare il tutto, ho realizzato questo coperchietto sempre con la stampante 3D. Adesso andiamo a montarlo sulla fresatrice. Qui ho fatto due fori da 5 mm filettati per agganciare il chiavistello.
Ok, andiamo a montare questi altri pezzi. Inserendo il chiavistello, questo va a ingaggiare la sede della chiavetta e noi siamo liberi di poter sbloccare e bloccare la ghiera. Ok, sbloccando il chiavistello l'albero è libero di ruotare. Perfetto, adesso andiamo a mettere il coperchietto e il lavoro è completato. Possiamo bloccare l'albero e sbloccarlo. Devo dire che è veramente un sistema comodo e non so perché non ci ho pensato prima. La cosa torna comoda anche per svitare il tirante, perché la linea del mandrino è attaccata. È tutto decisamente più semplice adesso svitare la ghiera. Si trova il punto di blocco, si accompagna l'albero con la mano, si svita la ghiera, si leva la presa, si toglie la pinza, si cambia pinza, si mette l'altra presa e si accompagna con la mano e poi si blocca. Si sblocca la linea del mandrino e si è pronti nuovamente a effettuare un'altra fresatura. Questa qui possiamo anche metterla via. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Ciao, alla prossima!